noi non abbiamo nessuna remora a assistere in tutti i modi possibili e immaginabili qualsiasi persona che si ripresenta e che abbia bisogno di assistenza. Sono apolidi, senza fissa dimora, insomma ospiti dei nostri dormitori e quindi comunque varie persone che incontriamo anche alle mense Caritas. Siamo qui insomma, nel cuore della sanità, Via Vergini 51, nel complesso dei Padri Missionari Vincenziani che ospitano anche quest'altra iniziativa di Gocce di Carità. Questo è un progetto che ho voluto iniziare proprio come missione per includere coloro che non sono riusciti fino adesso ad accedere alle vaccinazioni e quindi ho tutti i piani di prevenzione che spesso da cui rimangono fuori a tutela della salute, insomma come quello appunto del ciclo vaccinale. E quindi tutte persone che avevano problemi diciamo di accesso anche a un percorso documentale corretto per motivi insomma culturali, problemi linguistici, non riuscivano insomma a capire o a farsi capire. Sono apolidi, senza fissa dimora, insomma ospiti dei nostri dormitori e quindi comunque varie persone che incontriamo anche alle mense Caritas e quindi allora ci conoscono già perché siamo i loro amici, i loro compagni di viaggio. La mediazione sociale, culturale, umana è quella che è il pilastro fondamentale anche del nostro momento di accoglienza e di ascolto. Molte prime dosi, infatti per questo ci siamo voluti anche come dire strutturare grazie all'accoglienza dell'ASL Napoli 1 Centro. Sono praticamente un centinaio di persone ma ne sono già 150 prenotate, stiamo facendo gruppi ovviamente non numerosissimi proprio per dare la possibilità di farlo in serenità. Di medici ne sono due al giorno e invece i mediatori culturali e anche i volontari sono molto di più perché appunto noi abbiamo la gran parte delle persone e degli assistiti sono provenienti dal terzo mondo e quindi hanno difficoltà di contatto e di conoscenza dell'argomento. Beh, direi che la presenza di vincenziani qui nel quartiere è da sempre e quindi l'integrazione dell'assistenza in tutti i sensi, non soltanto quella sanitaria, c'è sempre stata. E quindi è un punto di riferimento per queste popolazioni. Noi non abbiamo nessuna remora a assistere in tutti i modi possibili e immaginabili qualsiasi persona che si ripresenta e che abbia bisogno di assistenza. In Italia l'assistenza sanitaria è universale e non è in Italia è direi uno dei pochi paesi che hanno questo concetto.